Il discorso è arrivato dal creatore di Yakuza, ma lo possiamo applicare a tutti i videogame. Quindi Nagoshi ha rilasciato un'intervista a Famitsu, ha parlato sia dell'open world che della dimensione dei videogame. E in particolare la sua opinione è che questa sorta di rincorsa costante verso il gioco open, la mappa open, tantissimi contenuti, tantissime cose da fare, secondo lui questa sorta di maniera di vedere il design del gaming sta finendo. Nell'intervista ha detto: "Voglio fare un videogame che sia soprattutto divertente da giocare, ma che non sia troppo una scocciatura, un hassle." E dice giustamente una cosa che io, con la mia età, ragazzi, ho 40 anni, quindi me la sento tantissimo la cosa che sta dicendo, e immagino che anche Draymar, Zeus e Anges siano d'accordo, Anges probabilmente un po' meno, e ha detto praticamente: "Ci sono così tanti videogame lì fuori che è semplicemente impossibile giocarli tutti." Continua dicendo: "Guardando la situazione attuale, penso che il numero di videogame su console, ma ovviamente anche su PC, sia un numero un tantino eccessivo. Ci sono ancora così tanti videogame che vengono rilasciati di continuo, e mi sembra che l'era dei videogame in cui il volume, quindi le dimensioni, sono il selling point, quindi l'elemento di richiamo all'interno del gioco, l'elemento che ti fa vendere, stia semplicemente finendo, sia una cosa che sta arrivando alla fine del suo ciclo vitale." Dopodiché ha aggiunto: "Il punto è esattamente questo. Tu puoi riempire una mappa con degli elementi in maniera tale da creare un senso di densità. Il problema è che semplicemente non è moderno avere delle esperienze tutte simili che si ripetono più e più volte le une dopo le altre." Zeus ha E appena in più sussurrato: "Ubisoft." Io mi trovo d'accordissimo con quello che sta dicendo Nagoshi, perché il mio backlog sia su Steam che su console è qualcosa di infinito. Quindi quando devo scegliere un gioco, io tante volte vado ad alternare un gioco lungo, un JRPG, un gioco di ruolo tradizionale, o qualcosa del genere, alternato a un paio, due o tre indie, ok? Videogame più piccoli che in 10-15 ore al massimo li hai finiti. Non andrei mai a farmi due Final Fantasy di fila o giochi che mi durano 50 ore l'uno. Sono d'accordo con Nagoshi, però un'altra cosa su cui secondo me vale la pena un attimo di riflettere è il fatto che esistono anche delle esperienze diverse dove le dimensioni in sé fanno l'esperienza. Cioè, quando leggevo questo articolo, a me venivano in mente videogame come Death Stranding, come Valheim, come Elden Ring, dove la struttura stessa, Red Dead Redemption, ok? Dove la struttura stessa di una mappa sconfinata o comunque particolarmente ampia, per quanto non sia necessariamente piena di cose da fare, come se pensiamo ad esempio al caso di Death Stranding e Valheim, conferisce un elemento di immersione all'interno dell'esperienza che diversamente forse non sarebbe la stessa cosa. Pensiamo ad esempio a Shadow of the Colossus. Ora, stavo per dirlo. Shadow of the Colossus usa la mappa come narrativa. Ok? Lì riesce a comunicarti qualcosa attraverso il senso di solitudine, di vuoto, se vogliamo, e di rapporto anche con il tuo cavallo, se vogliamo. Pensiamo alle altre opere di Ueda, pensiamo a Ico, che, ok, non è un open world, ma ti porta a esplorare una mappa particolarmente grande e particolarmente vuota, se vogliamo. In quel caso è diverso da Shadow of the Colossus, assolutamente, non c'è quel tipo di Certo. esplorazione, ci sono i puzzle, eccetera, ok. Ma un Mad Max, ok, Mad Max, che è uno dei giochi più sottovalutati forse della generazione passata, ti crea il senso del mondo in un contesto post-apocalittico Vuoto attraverso nella narrativa. la wasteland, no? La devastazione che c'è, la povertà, la pochezza, l'aridità, che è un elemento fondante dell'intera esperienza. Poi
Poi, ok, abbiamo altri giochi open, come possono essere i vari The Witcher 3 e i due Zelda Open World, che trovano Bilanciamento. uno straordinario bilanciamento tra le dimensioni della mappa e la quantità di attività da svolgere all'interno di questa mappa. Ok? Dico soltanto che se da una parte è vero quello che sta dicendo Nagoshi, dall'altra è altrettanto vero Grand Theft Auto, in particolare in realtà un Red Dead Redemption, ok? Con una mappa più piccola forse mi darebbe un senso di coinvolgimento e di immersione diverso. Elden Ring, dove la mappa stessa è stata strutturata in maniera tale da portarti ad un'esplorazione totalmente libera nella maniera in cui il level design va a strutturarsi pezzo con pezzo. È un esempio, secondo me, molto buono di mappa ampia, aperta, strutturata in maniera creativa in termini di gameplay. E qui voglio il punto di vista di Zeus, perché Zeus non ama particolarmente Elden Ring, mi pare, giusto? Oh, vabbè, a parte Elden Ring, ma comunque sono pochi i giochi che mi sono veramente piaciuti nelle ultime generazioni e rispondono alla categoria di open world. Cioè, per dirti, a me sono piaciuti tantissimo The Witcher 3, Red Dead 2 e i Zelda e pochissima altra roba. No, non credo che ci sia la competenza per realizzare giochi di questa scala e riempirli di contenuti altrettanto di qualità. Poi penso anche un'altra cosa, ovvero che secondo me più la mappa è grande e più ha meno personalità. Per forza di cose, sto pensando a Twilight Princess contro Breath of the Wild. Sì, Esatto. per forza di cose. Se l'intento dello sviluppatore è quello di restituire un'atmosfera veramente immersiva e far affezionare il giocatore all'ambientazione, è ovvio che non può permettersi di fare le robe alla Mad Max, per Sì, dire. certo. Per quanto riguarda poi i Nagoshi, vabbè, io lo considero una divinità, quindi di che stiamo parlando? Cioè, no, non potrei mai smentirlo su niente. Però, secondo me, in questo caso lui sta parlando più per esperienza personale che in generale, perché lui non ha mai costruito un gioco con una mappa enorme. Lui ha sempre puntato su delle mappe molto contenute. Negli ultimi giochi forse un po' meno, però sono sempre molto contenute, molto riconoscibili, con i punti di interesse sempre, cioè che ti rimangono sempre in mente, capito? Ma Non ha mai probabilmente puntato perché è sulla difficile, quantità a discapito della perché il qualità. Lui preferisce farti una mappa che è un buco, ma strapiena di roba e di segreti, anziché farti la roba alla Zelda, anche se comunque diciamo che Zelda poi ha un buon equilibrio tra la tutto dimensione sommato e i sì. contenuti. Penso che dipenda molto comunque dall'intenzione che ha lo sviluppatore, cioè il director, lo studio. Se lo studio ha intenzione di creare un'esperienza che faccia perdere tempo ai giocatori, che li possa Sì. far stare il maggior tempo possibile lì, allora ti fa un open world pieno di fuffa. Sì. Se invece la sua intenzione è un'altra, allora ti fa delle mappe magari più contenute, stile Nagoshi. Questo potrebbe essere, cioè, il motivo per cui tantissimi giochi oggi adottano la formula open world, perché devono tenerti incollato lì per tipo 200 ore, Ubisoft. no? Ubisoft, esatto, Chaos. sempre. Con i meme, no? Se Elden Ring fosse stato fatto da Ubisoft, le mappe, no? Piena di puntini, di Guarda, codi, guarda qua, poi. Chaos ha scritto esattamente una cosa che per me è adeguatissima. Cioè tu adesso parlavi di fuffa, eccetera. Chaos dice l'immersività ed il senso del mondo è dato anche dalla possibilità di accedere veramente ad aree avanzate a propria discrezione. Cioè Esatto. quella non è fuffa, quella è una struttura che tu dai al map design che ti consente una libertà che il giocatore sente, cioè te ne accorgi giocando, almeno io. Me ne accorgo giocando del Elden Ring che non è fuffa, che è una No. maniera di intrecciare la Se vuoi ti struttura do. del mondo. Tu ammazzi Radahn, quel combattimento, quel mob con doppia spada gravitazionale che ci sono pieno di filmati. A chi viene in mente di andarsi a girare dopo così la mappa? Assolutamente vuota, lo scontro è finito, tu sei lì, no? Sì. Vai nell'angolino più sperduto di una mappa dove hai fatto un boss di fine capitolo, tra virgolette. C'è un buco, ti infili in quel buco,
E c'è un caspita di dungeon che è il più cattivo del gioco, cioè totalmente opzionale, totalmente missabile, Ma io non le veramente capisco potente. queste scelte, cioè perché secondo te ci sono questi sviluppatori che Non lo so, nascondono... perché ha 500 persone che lavorano per lui e il designer dice: tu lì mi ci metti sta cosa, l'Erd Tree dove ci si va a combattere contro la strafamosissima Malenia, Malenia. C'è Melania. Esso è totalmente opzionale. Chris che Puntano su dice per quello. premiare l'esplorazione. Sì, Però ma non Chris, solo. Zelda premia Anche. l'esplorazione con una cassa del tesoro che ti dà un quarto di cuore in più. Sì, Quando le questo è tue buono. cose più belle del gioco sono Sì, nascoste, è ancora ma. premiare l'esplorazione? Cioè, non è andare oltre questo, non è Io lo vedo come eccessivo. una strategia di viralità. Marketing virale, in inglese sarebbe show off, no? Sì, Cioè per fare fare gli lo sboroni. spaccone, esatto, un po' di questo e un po' di marketing virale, perché gli streamer che hanno fatto, che sono morti 400 volte, come il nero, Kai, Snai, una roba del genere, cioè, è morto 400 volte e dopo ha mandato in streaming la sua se le sedute dalla psichiatra, perché era completamente esaurito, ha spento tutto Veramente, no, per aspetta, questo non lo rimanere. so, sul serio? Non lo sapevo, sì. Chaos dice, uno scontro arduo è premiato con un tesoro, una fiducia nel level design è ricompensata con del content. Sì. Io penso che nel level design però si debba anche trovare un compromesso, cioè tu non puoi mettermi dei segreti che io non posso mai trovare o delle quest che io non posso mai completare se non mi vado a guardare la guida. Perché poi alla fine ormai sui giochi di From Software è questo, Io sono diciamocelo d'accordo, pure. sono E che d'accordo. Io sono in parte sono d'accordo. Allora parlo. Io parlo da giocatore di Final Fantasy Ah, ok. 9 che fece un rage quit perché era in capitoli quel gioco, no? Passai avanti da un certo punto della trama e imparai da un amico: ma come sei andato avanti, non hai fatto ancora quello? La spada di Ulta Excalibur non puoi più ottenerla, è chiusa. Ma come è chiusa? È una cosa che viene fatta da decenni, non è una cosa di From Software o di chi l'hanno sempre fatta i designer, sta scelta. La spiegazione in realtà l'ha data, perché questa domanda, questo argomento è stato discusso in persona da Miyazaki, come caspita si chiama, e lui semplicemente ha detto: perché il gioco non è Dark Souls? È passato il tempo, e sono d'accordo con lui se posso dirlo, è passato il tempo, il gioco ostico, il Dark Souls 1 o il Demon Souls prima uscita, adesso è improponibile. E allora in Elden Ring ci sono come si chiama, il bonfire o come lo volete chiamare, è messo davanti alla porta del boss, non a 10 km di distanza. Ma E la perché è gente. improponibile? Cioè, Wukong non è la stessa struttura di Demon's Souls 1, praticamente, cioè del primo Demon's Souls. Wukong? Cioè, No, che c'ha perché. di diverso? Praticamente è quello, a parte i livelli, vabbè, le pietre lì che serve Wukong per fare c'ha il warp. l'altarino davanti a ogni boss, praticamente. Al massimo fai 10 metri. Le aree non è un open world, le aree sono tutto sommato limitate. È un gioco Brutto. facile, è un altro stile, è un gioco molto più user friendly.